Presidente del Veneto Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Facciamo della puntualità l'educazione, vero Presidente? Certo, sempre. Sì, sappiamo. Allora, uno degli argomenti del giorno, soprattutto ieri, era questo della possibilità di riaprire l'aeroporto a Cortina. L'aveva detto il direttore del Sole 24 Ore a una montagna di libri, parlando di un certo movimento in questo senso. Lei ne sa qualcosa? Ne so qualcosa, ma non è di ieri, l'altro ieri, ma se ne parlava già circa un anno fa, per cui sì. Se gli interlocutori sono gli stessi, posso dire che c'è serietà nella voglia di fare, questo è positivo. Sì. E anche perché Cortina, con uno scalo aeroportuale anche da diporto, ci dà modo anche di essere, come si può dire, competitivi sul fronte dell'offerta turistica. Ci vuole, insomma, ci vuole. Certo. Parliamo di criminalità in Veneto. Lei si arrabbia molto perché è sempre più diffusa e soprattutto è sempre più brutale, vero? Io mi arrabbio perché si continuano a diffondere statistiche che sembra che siamo diventati tutti come una scuola materna dove non succede mai nulla, dove ci sono solo bambini e si mangiano le caramelle. La verità è che non è diminuita l'aggressione rispetto al patrimonio delle persone. La verità è che quando uno ha un furto molte volte non denuncia, ma comunque basti guardare quante inferriate abbiamo nelle nostre case, il problema degli antifurti e di tutto quello che capita, per capire che comunque un po' di pulizia sul territorio ci vuole. E la stiamo facendo? Io penso che per sistemare il problema dell'ordine pubblico ci siano solo delle cose da fare. Inasprire le pene è a costi zero, basta che il Parlamento dica che se vai in galera devi scontare la pena e deve essere certa, cosa che qui da noi non accade. Due, fare in modo che, oltre che la pena sia certa, che ci siano poi tutta una serie di misure a favore delle forze dell'ordine. Dobbiamo mettere nelle condizioni delle forze dell'ordine di agire. Si mette nei panni delle forze dell'ordine che arrestano dei ladri e poi il giorno dopo li vedono girare per strada. Sì, li mollano subito, diciamo, vero? Li mollano subito e questo ci fa arrabbiare moltissimo. Sì, cioè, è avvilente per chi fa attività di polizia e quindi si dedica alle indagini, all'intelligence e agli arresti. Sì. Ed è mortificante anche per il cittadino che viene derubato e rischia di trovarsi il ladro davanti a casa. Va bene, parliamo anche di sanità, come siamo a tagli? A tagli siamo a livello disastroso perché il governo sta portando avanti questo taglio che ha già deciso, per cui per il Veneto peserà circa 230 milioni di euro. Per dare una dimensione, noi chiudiamo il bilancio, siamo una delle pochissime regioni che chiudono il bilancio in attivo, chiudiamo il bilancio con una decina di milioni di attivo e il prossimo anno dovremo segnare su questi 10 milioni che già partiremo con meno 2,30 rispetto ai 10 dell'anno prima, per cui diventa sempre più difficile. I cittadini devono capire che l'obiettivo finale del governo è quello di tagliare, 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 presentare una bella tabella alla fine e dire abbiamo ridotto le tasse, perché poi dimenticano di dire che le abbiamo ridotte tagliando e obbligando gli enti pubblici ad applicare tasse. Io non voglio che la mia regione applichi l'addizionale IRPEF sulla sanità piuttosto che i ticket regionali sulla sanità. Non lo facciamo, non lo faremo, però attenzione che il gioco del governo è questo e molte regioni già ci sono cadute. Allora, tra i commenti su Facebook leggo un gran saluto al nostro governatore che mandi via tutti i clandestini subito, detto in belumat. Ma sì, questa è una partita complicata, nel senso che a noi non sono dati purtroppo questi poteri, aggiungo purtroppo perché avremo anche le idee chiare su come fare. Sì. Penso che sia unanime la posizione sul fatto che un profugo, cioè un bambino che scappa dalla morte e dalla fame, va aiutato. Abbiamo visto le scene della fuga dalla Siria. Sì. Ma quelli sono profughi, quelli che arrivano in Macedonia, che arrivano dalla Turchia e scappano dalla morte siriana. Ma noi sappiamo invece che quelli che arrivano dall'Africa, tra via Lampedusa, 2 su 3 non sono profughi. Quindi noi stiamo aiutando delle persone che nella classifica, nella graduatoria di chi ha più bisogno, non sono in cima alla graduatoria.
Noi abbiamo una assistiamo a una pessima gestione del tema immigratorio. Ci sono mezzo miliardo di cittadini africani che stanno coccolando l'idea di venire in Italia e in Europa. L'Africa in Italia non ci sta per ovvi motivi numerici, e l'anno scorso abbiamo chiuso il nostro bilancio con 170.000 immigrati arrivati, quest'anno saranno 200.000, e di questo passo ogni 3-4 anni avremo 1 milione di immigrati in più, e questo è insostenibile soprattutto in un contesto come il nostro, dove anche non è che garantisci le prospettive. Siamo oggi diventati un po' il centro di prima accoglienza di tutta Europa. La verità è che poi siamo davanti a un'Europa, ripeto, alla quale bisognerebbe togliere il premio Nobel che gli hanno dato per la pace, che permette a 12, 13, forse 14 stati membri in questo momento di chiudere le frontiere. Per cui gli immigrati che arrivano in Italia restano in Italia. Infatti anche l'altro messaggino diceva basta immigrati, diglielo, siamo qua. Poi c'è un altro intervento, dice tu hai un'idea di quanto guadagnano sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno. Ma sì, queste sono le intercettazioni di Mafia Capitale, sì. Penso che quando si guarda Roma, sì. poveri romani che non hanno responsabilità, ma si trovano in un contesto nel quale ovviamente c'è chi vive di criminalità e lo vive in maniera anche organizzata. Ma dei dati ultimi che ho io sono circa 35 euro al giorno il costo pro capite per immigrato che arriva qui, quindi spendiamo una marea di soldi e abbiamo i veneti, gli italiani che magari non riescono a parcheggiare lunario o vivono in auto o non hanno una casa, e dei 35 euro spannometricamente 2 euro restano in tasca all'immigrato. Anche qui una piccola riflessione: se ragioniamo con la mentalità occidentale, 2 euro uno potrebbe dire beh, sono poca cosa al giorno, ma se ti danno da mangiare, da bere, ti danno ospitalità e ti danno 2 euro, sì. Quei 2 euro che tu raccogli in un mese diventano 60 euro, se di quei 60 euro ne mandi anche 50 a casa, e gli immigrati fanno questo, mandano controvalori nei loro paesi che equivalgono a qualche mese di stipendio. Cioè, per cui dobbiamo renderci anche conto che per loro comunque questa cosa non è irrilevante. Certo. Allora, c'è anche lei, Presidente, che ha ringraziato Vigili a Jesolo per questi controlli sugli abusivi, cioè si parla di questo commercio, no? Abusivo. Ah, guardi, cioè bisogna fare retate, controlli alzo zero, senza pietà, perché comunque noi non possiamo accettare che l'immagine del turismo del Veneto, che ricordo che è prima regione turistica d'Italia, facciamo 32 milioni di presenze turistiche sulle spiagge, sì. Siamo i numeri uno, ormai l'immagine sia quella del Vucumbra. Rendiamoci conto che se qualche cittadino italiano sta solfa, sta sto pellegrinaggio sotto gli ombrelloni, gli stranieri, che sono i nostri primi clienti, odiano queste cose. Bene. Per cui fuori immigrati che vendono ovviamente merce contraffatta, quindi commettono reati dalle spiagge e da ogni forma di vendita ambulante. Poi voglio ricordare agli italiani e ai veneti che chi compra questa merce commette un reato. Purtroppo sì. Cioè, inutile lamentarsi e poi star lì a aspettare a comprare la borsetta contraffatta di Louis Vuitton piuttosto che la maglietta o il foulard o altre robe, perché è un reato. E quindi tu che compri sei come l'immigrato che vende. Senta, si parla anche degli alloggi fantasma, Cortina è abbastanza presa di mira, no? Si vendono delle case che non ci sono, e anche su questo interviene la regione, insomma, puntando sul fatto che è un turismo, insomma, bisogna fare qualcosa per combattere l'abusivismo, no? Ma guardi, questo è un tema generale. Alloggi fantasma proprio li chiamano, no? Sì, sì, è un tema generale. Se si riferisce al tema del turismo abusivo, di tutte queste partite, è un tema che comunque va combattuto nel rispetto di chi è in regola e di chi paga le tasse. Se uno mi chiede se le tasse sono troppe, le dico sono esagerate, sono disumane, perché avere un total rate tax, cioè una tassazione totale del 68,5% contro una media europea del 46%, dà una dimensione di quanto fuori mercato sia l'Italia. Abbiamo una cosa bellissima di cui parlare, questo trapianto mini cuore che c'è stato a Padova. Sì,
l'equipe del professor Gino Gerosa del centro Gallucci di Padova appunto ha segnato l'ennesimo traguardo, un trapianto importante di un cuore artificiale in un bimbo, insomma una grande cosa che sta ancora a dimostrare, e il mio applauso ovviamente va al professor Gerosa e tutto il suo team, sta ancora a dimostrare che noi abbiamo una sanità eccellente e che può far star tranquilli i veneti. Del resto abbiamo dimostrato, dicevamo martedì scorso, anche gli investimenti che stiamo facendo per la montagna. Sì. Abbiamo già visto un nuovo elicottero all'opera, si vede quanto più veloce sia, quanto più spazioso sia, quindi anche le cure durante il volo riusciamo a praticarle in maniera importante, e soprattutto gli investimenti che stiamo facendo. C'è un SOS dell'ANAS, sempre quella questione frana, Acquabona, Coltrondo, insomma ha chiesto aiuto alla regione per questi paramassi, insomma, che vorremmo mettere lungo l'Alemagna ma anche sulla Carnica. Ma guardi, allora, se l'ANAS ci chiede soldi mi sembra ridicola sta roba, perché dovremmo chiederli noi all'ANAS, visto e considerato che per chi non è dimestichezza l'ANAS è il Ministero delle Infrastrutture. Sì. L'ANAS ha delle strade in Veneto tra le quali l'Alemagna. Noi paghiamo come Veneti 21 miliardi di tasse ogni anno a Roma, li lasciamo lì perché ci occupino delle cose che hanno in Veneto, ad esempio le strade, che pagare le tasse e che ci vengano anche a chiedere soldi per mettere a posto le strade è la dimostrazione che questo, cioè, è un paese che è in bancarotta. Del resto, quando parlo di Santo Stefano di Cadore, sì, e ricordo che a Santo Stefano c'è una galleria da fare da 60 milioni di euro, che è la galleria di Coltrondo, e ancora oggi non sono stati stanziati i soldi, è di competenza dello Stato, è la dimostrazione di quanto male siamo presi. C'è anche un'altra buona notizia, le solite classifiche del Sole 24 Ore, che mette Belluno fra le tre province dove il 7,30 gli è evitato, quindi Belluno sale sul podio proprio per le denunce dei redditi. Ma sì, guardi, poi queste sono statistiche, a me interessa dire che Belluno purtroppo soffre dello spopolamento di circa un migliaio di persone, ogni anno se ne va da questa provincia. Noi lo dobbiamo arginare con un sacco di misure. Il tema cogente è quello dell'occupazione, è quello di fare in modo che i bellunesi possano restare nelle loro valli e lavorare, è quello di investire nel turismo e di riqualificare ancora di più le nostre attività turistiche. Qualche idea ce l'abbiamo, io spero si riesca a mettere in porto, una per tutte, tanto per citarne una, ad esempio il treno delle Dolomiti, sì, che sarà una grande novità sulla quale stiamo investendo. Un'ultima cosa, il sindaco di Padova ha ricevuto minacce, no? E lei le ha mandato la sua solidarietà, addirittura, sì, insomma, una pallottola, ma si usa ancora? Non ho capito. Ma si usa ancora, sì, io le ho ricevute almeno un paio di volte le pallottole. La totale piena solidarietà, perché quando ricevi delle pallottole, ricevi delle minacce pesanti, comunque insomma, non è una bella giornata. Piena solidarietà al sindaco Bitonci, a tutta la sua squadra e all'amministrazione, ovviamente incitandolo ad andare avanti sempre sulla stessa strada. Ma secondo lei perché questa gente ha così ogni tanto viene presa da queste manie di spedire minacce anonime, naturalmente? Ma guardi, io ho un'idea, nel senso che dovremmo tutti abbassare un po' i toni, sì, perché allora abbiamo i social media, i social network, nei quali ormai chiunque è legittimato a sparare sentenze, a dire cazzate, cretinate, riportare fatti non veri, e questo già alimenta lo sconcerto in molti cittadini. Poi c'è sempre qualche mitomane che pensa di essere il salvatore della patria e pensa che siano tutti dei deficienti. Le faccio un esempio, sì, se la classe dirigente politica si sia comportata e si comporti male, questo penso che sia fuori discussione. Che ci siano dei ladri in giro nella classe politica, penso che lo dimostrino le inchieste, ma che tu a priori dici dai del ladro a tutti non mi va bene, perché se è così uno mi dovrebbe dire qual è la classe politica ideale, e allora ti cominciano a rispondere non ci devono essere politici. Vabbè, è come dire che l'auto non la deve guidare nessuno, e forse è meglio che ti rischiarisci l'idea e poi ne riparliamo. E noi ci risentiamo martedì, grazie infinite, grazie. Buon lavoro. Buongiorno, grazie. Grazie a Luca Zaia, pubblicità.